Torniamo velocemente all'agenda. Quindi abbiamo visto nelle volte precedenti il modulo 1 dove abbiamo affrontato le tematiche di installazione e setup iniziale del simulatore, soprattutto quali sono le condizioni e i requisiti. Il modulo 2 abbiamo visto ciò che concerne le utility che ci possono aiutare a estendere le funzionalità di multiplayer e per il volo online sotto controllo di spazio aereo. Oggi vedremo alcuni moduli per quanto riguarda di nuovo la configurazione, la personalizzazione del simulatore di volo attraverso i due marketplace più, diciamo, utilizzati, che sono Microsoft Store e Steam, e poi vedremo anche il ruolo che ha invece il marketplace che è all'interno del negozio. Vedremo anche che è una funzionalità diversa in funzione del fatto che abbiamo acquistato tramite Steam piuttosto che tramite Store la licenza base del nostro simulatore. Vedremo anche alcuni utility, in particolare Xbox Game Bar, che cosa è in grado di fare, quindi come funziona, come, diciamo, la dipendenza che ha il simulatore rispetto a Xbox, e l'utility di Nvidia che ci aiuta a migliorare la nostra esperienza di gioco, migliorando appunto la qualità del gioco in 3D, tramite i profili già preparati da Nvidia. Quindi parliamo del modulo 3. La prossima volta invece andremo a vedere gli aspetti che riguardano come capire se la nostra macchina sta performando bene o se possiamo spremerla un po' di più, oppure come raggiungere certi livelli di performance in termini di FPS. Riprendiamo alcuni aspetti importanti, visto che li abbiamo affrontati dall'ultima, ci siamo visti almeno un paio di volte. E ogni volta che c'è un aggiornamento, dobbiamo fare attenzione che un aggiornamento da parte di Flight Simulator 2020 spesso ha delle dipendenze direttamente collegate con altri software. Lo abbiamo imparato e lo stiamo ancora imparando. Quindi mi raccomando, verificare sempre che gli aggiornamenti di Windows sono fatti correttamente. Non so se avete notato, sono arrivati degli aggiornamenti anche non obbligatori, ma come dire, in funzione dell'hardware che avete. Quindi potrebbero essere che ci siano dei driver o delle componenti, soprattutto sulle porte USB, che sono state oggetto di aggiornamento proprio in questi giorni. Lo stesso store ha bisogno di aggiornamenti, io l'ho aperto poco fa e come vedete lo store mi dice che ho due aggiornamenti da fare. Se vado a controllare, ecco, is game bar, questa è una componente importante che deve essere aggiornata, quindi visto che è pronto all'installazione, suggerisco di aggiorna tutto e effettuate l'aggiornamento anche per quanto riguarda le componenti che sono dentro store, in particolare quelli che abbiamo visto nel primo modulo che sono legati direttamente a Flight Simulator, no? Che sono Is Game Bar, sono Microsoft Store e sono Companion Console Xbox. Okay? Sono tutte componenti che servono al simulatore, per esempio per collegarsi al cloud e verificare se avete o meno le licenze per poter utilizzare i vari add-on. Quindi recupera aggiornamenti, immagino che adesso non ce ne saranno più, e quindi diciamo che siamo nella condizione ottimale per poter fare un aggiornamento. In realtà, se facciamo, ecco, vedete, servizi di gioco sono stati aggiornati, non lo era prima, quindi adesso mi sta aggiornando un ulteriore componente importante anche per noi, e le altre componenti invece sono decisamente secondarie rispetto al simulatore. Quindi ricordatevi di fare sempre questo passaggio, soprattutto quando siete in vista di un aggiornamento o avete appena fatto un aggiornamento del simulatore. Stessa cosa per quanto riguarda Windows, la componente di aggiornamento la si trova in Start, Impostazioni, Aggiornamento Sicurezza, verifica la disponibilità di aggiornamenti. Come vedete, mi dice che non ho aggiornamenti da fare perché il controllo è stato fatto, però mi dice che ho degli aggiornamenti facoltativi. Nel mio caso ho dei dispositivi Logitech e è stata emessa una patch un po' di tempo fa. Quindi anche in questo caso, se vedete che è qualcosa che riguarda la vostra macchina, potete ovviamente decidere di fare l'aggiornamento. Torniamo indietro, abbiamo il discorso della scheda video, anche questa, l'ultima versione, come nel mio caso, essendo Nvidia,
è uscita proprio qualche giorno fa o proprio a ridosso degli aggiornamenti. Quindi lasciando GeForce Experience Driver, vedete che non ci sono aggiornamenti da fare, altrimenti qui apparirebbe un tasto che c'è la possibilità di scaricare e effettuare un aggiornamento. Questo aggiornamento è stato fatto appunto lo stesso giorno, il giorno prima in cui è uscito l'aggiornamento del simulatore. Anche in questo caso è importante tenere i driver aggiornati. Altro elemento sono i controlli del driver, in questo caso chi ha Logitech piuttosto che Thrustmaster, verificare. Se avete la possibilità, effettuate il backup. Chi usa Steam, poi vi farò vedere, Steam ha già una procedura integrata, quindi potete per esempio, anche qui prima di fare un aggiornamento, effettuare il backup. Cosa importante che abbiamo imparato con l'ultimo aggiornamento, anche remori dei problemi che ci sono stati in precedenza, è importante svuotare la cartella community prima di lanciare il simulatore di volo. Dopodiché verificare che i contenuti che avete messo nella cartella community, se non ci sono degli aggiornamenti, nel qual caso vanno fatti, se non ci sono, provate a inserirli uno alla volta. Però inizialmente la cosa migliore è rimuovere tutto quello che c'è nella community. Poco prima o subito dopo aver fatto l'aggiornamento, comunque prima di iniziare il simulatore. Verificare se sono fatti gli aggiornamenti. Ovviamente l'aggiornamento di software di terze parti tendenzialmente segue di qualche giorno il rilascio di una nuova, diciamo, di una nuova release. Abbiamo già visto come GenFS ha rilasciato tre aggiornamenti in meno di 15 giorni. SimaCast ancora c'è qualche problema, quindi probabilmente ci aspettiamo che anche qua qualcosa venga fuori. La stessa cosa per FSVPC e quant'altro. Tenete sempre le versioni precedenti in modo tale che se qualcosa va storto, eventualmente potete andare indietro. Questa è la nota che è apparsa nella release notes, in cui appunto, come vi stavo dicendo, dice che per non avere problemi inaspettati, si consiglia di muovere i contenuti e i pacchetti in un altro folder prima di lanciare il gioco. Okay? Questa è apparsa proprio all'interno della nota. Alcune cose importanti che abbiamo visto della 1.7, finalmente ci siamo tolti dalle scatole premi un tasto per continuare, è stata aggiunta la possibilità di avere le misurazioni metriche anziché quelle americane, vabbè, sono migliorati un po' quelli che sono i menu. Altra cosa importante, c'è la possibilità di togliere quelle fastidiose scritte che ci dicono che cosa fa quel determinato pulsante che spesso appunto si sovrappone ai comandi e rende difficile, per esempio, la lettura quando si muove o si cambiano delle impostazioni. Tutte queste cose ovviamente non vanno, ancora oggi non si è ben capito come mai spesso le impostazioni vengono azzerate dopo degli aggiornamenti, soprattutto le impostazioni per quanto riguarda i controlli, l'accessibilità e quant'altro. Veniamo a noi. Adesso oggi siamo alla 1.10.8, anche se la release notes parla di 1.10.7, sappiamo che c'è stato un micro aggiornamento durante l'aggiornamento 1.7, in realtà siamo passati alla 1.10.8, di cui però non esiste notizia di che cosa abbiano toccato o modificato. Passiamo ai marketplace. Allora, abbiamo detto che i marketplace sono gli strumenti che servono per aggiungere contenuti al simulatore. Allora, per chi l'ha acquistato tramite Microsoft Store, di fatto quello che troverete sullo store è il pacchetto base con i moduli di upgrade. I contenuti aggiuntivi per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi oggetti, in realtà poi si fa all'interno del marketplace. Ecco, tenete conto che chi ha comprato usando Microsoft Store, di fatto, se ha fatto degli acquisti sul marketplace di Fly Simulator, la procedura passa il controllo per quanto riguarda l'account, il pagamento e tutto a Microsoft Store. Se invece avete fatto l'acquisto tramite Steam, come poi vi farò vedere quello che ho fatto io, di fatto vi si aprirà di nuovo il menu di acquisto di Steam dove potete completare la transazione e acquistare il prodotto. Dopodiché lo troverete all'interno dei contenuti. Quando un contenuto è stato acquistato, viene detto che siete proprietari del contenuto,
ma il prodotto potrebbe non essere installato. In questo caso sono sia il proprietario di questo contenuto e il pacchetto è anche installato. Chi di voi ha acquistato, per esempio, come me la Premium Deluxe, se dovesse capitare di dover fare degli aggiornamenti oppure reinstallare da zero, ecco, mi sono accorto che, per esempio, non viene installato automaticamente anche gli upgrade. Gli upgrade li trovate disponibili come pacchetti, ma probabilmente dovrete premere il tasto di download. Questo succede un po' con tutto, anche con gli aerei, con gli scenari aggiuntivi e quant'altro. Quindi in questo momento sembrerebbe che non ci sia memoria di ciò che avete deciso di installare o di ciò che c'era stato sul vostro PC se decidete di disinstallare tutto e reinstallarlo da zero. E siccome abbiamo visto che questa procedura spesso è l'unica soluzione per uscire dai guai, dove ci siamo messi da soli oppure perché Microsoft ha fatto un aggiornamento un po' capestro, pensate bene che quindi scaricare i 90 giga, poi scaricare tutto il resto, poi non basta scaricarlo, ma dovete anche aggiornare, può richiedere parecchio tempo. E al momento pare che non ci sia qualcosa di più automatizzato. Xbox Game Bar, allora ci sono alcune componenti che, di Xbox Game Bar che sono importanti. Allora, il primo è ovviamente attivare Xbox Game Bar. Quell'utility che poi vi apparirà in overlay con l'opzione Windows G. Altro aspetto importante dell'utilizzo su Windows è impostare il PC per dire che volete attivare la modalità gioco. Questa non è attivata di default. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non è attivata, non è detto che la vostra CPU venga utilizzata al massimo delle prestazioni. Poi ci sono altre modalità che consentono di arrivare allo stesso risultato, ma se lo fate direttamente dal menu di Windows, questa impostazione rimarrà, diciamo, attiva. Altro elemento, nel caso abbiate più schede video, potete anche dire qual è il programma che volete, per la quale volete la scheda grafica più potente che avete, per utilizzare per fare il rendering. Anche in questo caso potete andare e configurarla da Windows, però non esiste in main bar. Che cosa è possibile fare con la Game Bar? È possibile catturare video, immagini, gestire l'audio, come facciamo per esempio con TeamSpeak, creando dei gruppi e quindi invitando nella chat gli amici che abbiamo già invitato, per esempio quando abbiamo chiesto l'amicizia. Verificare il livello di performance della nostra macchina, quindi come si sta comportando anche in termini di FPS, carico della CPU e quant'altro, attivare delle sessioni audio, chat oppure scritte e impostare, diciamo, modificare alcune impostazioni per quanto riguarda, per esempio, avere la visualizzazione solo degli FPS in overlay sul simulatore. Anche in questo caso abbiamo visto che alcune volte questa impostazione non viene gestita correttamente dopo il lancio del simulatore. Qualcuno ha segnalato appunto che ci sono dei problemi con l'utilizzo di alcune funzionalità in modalità overlay o delle funzionalità sperimentali avanzate che sono presenti all'interno dell'Xbox Game Box. Giusto per vederlo, vediamo se riesco a sovrapporlo all'immagine che abbiamo da questa parte. Allora, Alt G si attiva, eccola qua, non so se la vedete tutti. Quindi, come vedete, ci sono le persone che sono online, quindi che hanno il PC acceso. Non è detto che siano dentro il simulatore, se c'è lo vedrete scritto sotto. Con l'amico potete ingaggiare una chat audio piuttosto che semplicemente di testo, oppure decidere di lanciare il simulatore e incontrarsi direttamente sul gioco. Se attivate delle chat, qui trovate le persone che sono collegate, qui trovate diciamo la parte di chat nel momento in cui attivate diciamo, la modalità social. Da questa parte abbiamo le funzionalità di, per esempio, cattura immagine. Come vedete è possibile farlo sia dal menu overlay, quindi sovrapposto, piuttosto che usando il comando della tastiera che è stato impostato, e se vi va bene questo, oppure per esempio lo potete cambiare. Mi raccomando, non sovrapponetelo a altri tasti, se no uno dei due
tu scusate per fare la cattura, non funziona. C'è la possibilità di avviare una registrazione, c'è la possibilità, come vi ho detto, di avviare, disattivare l'audio durante la registrazione di un video, c'è addirittura la modalità che vi consente di inviare in streaming direttamente la sessione di gioco che avete attivato. Ecco, queste sono un po' le funzionalità. Anche in questo caso c'è un menu impostazioni che consente appunto di migliorare la parte di... Credo che voi però non le vediate, vero, sul video, perché la vedo io, ma mi sto accorgendo che effettivamente sullo schermo non viene presentato. Quindi vi ho raccontato delle cose che in realtà le vedete nella schermata, in parte nella schermata che ho messo sulle slide. Allora, andiamo avanti. Nvidia GeForce Experience, che cosa è possibile fare? Ce l'avevo già aperta prima, quindi possiamo vedere alcune funzionalità che ci dà la parte di Nvidia. Quindi abbiamo la modalità, diciamo, di configurazione del gioco. Qui che cosa consente di fare? Non so se riesco a restringere leggermente la finestra, eccola qui. Allora, qui che cosa abbiamo? Ci fa vedere, per esempio, le impostazioni ottimali, che l'impostazione che ha attualmente il simulatore è quella ottimale. Quella ottimale in realtà è una scelta che voi potete fare andando a cliccare su questa chiavetta, potete quindi, io di solito parto dalla metà e applico le impostazioni al simulatore. In questo caso sono state applicate e quindi mi dice quali sono le impostazioni che sono state utilizzate. Se poi vedete che queste impostazioni, la CPU, questo lo vedremo la prossima volta, se la CPU e la GPU non sono, non hanno un utilizzo molto elevato, potete per esempio aumentare ulteriormente l'impostazione. Se vedete che ulteriormente la vostra scheda grafica e il PC reggono, potete continuare a salire. Oppure, se quello che avevate all'inizio era un risultato che era migliorabile, anziché salire di un gradino, scendete di uno e riprovate di nuovo. Che vantaggio vi dà utilizzare questa modalità? Innanzitutto che i famosi parametri di configurazione avete un'impostazione che il produttore della scheda ritiene essere il miglior compromesso tra le prestazioni e le qualità grafiche. Nessuno vi vieta poi ovviamente di modificarle a mano, però già queste, per i meno esperti, vi dà un'idea di quali sono i parametri che la vostra scheda può utilizzare al meglio. Ovviamente questi sono sicuramente presenti nelle versioni più moderne delle schede, quindi sicuramente la serie 1000, la serie 2000 e ovviamente anche la serie 3000. Quindi facendo applica sono state inserite. Altro dire? Allora, qui abbiamo detto sulla parte dei drive, l'abbiamo visto, e abbiamo anche in questo caso una modalità overlay che si attiva con Alt Z. Anche in questo caso non riesco a farvela vedere in diretta perché l'overlay viene bypassato. Vediamo se appare sulla schermata. No. Allora, anche in questo caso abbiamo delle funzionalità che sono simili a quelle che abbiamo visto con Xbox. Quindi potete scattare foto, applicare dei filtri se avete attivato la modalità sperimentale, e avviare una registrazione di quello che state facendo sul vostro PC oppure trasmettere direttamente in diretta. Anche in questo caso c'è la possibilità di disabilitare l'audio e il video quando fate le registrazioni. Andiamo avanti. Allora, quindi Alt-Z è la modalità con la quale chi ha il pacchetto Expedia, GeForce Experience installato, si attiva l'overlay, molto simile a quello che abbiamo visto di Xbox Bar, ma viene, diciamo, eseguito utilizzando le funzionalità della scheda e quindi sicuramente anche più performante. Quello che abbiamo detto prima, se ci sono dei dati da aggiornare, vi apparirà il tasto download, successivamente vi darà la possibilità di fare degli aggiornamenti. Okay. Tutte queste cose, siccome avete visto, sono anche queste, spesso vi parlo dei rilasci bisettimanali dei vari giochi, oppure subito dopo il rilascio di un gioco, è importante avere rapidamente degli strumenti che ci consentono di fare di aggiornare anche i nostri Steam. Vediamo allora su Steam che cosa.
Abbiamo. Allora, stimma, lo vediamo dal vivo, anche in questo caso, quindi se abbiamo fatto un acquisto tramite Steam, lo troviamo nella nostra libreria, quindi si lancia Steam, la troviamo all'interno della nostra libreria, selezioniamo Microsoft Flight Simulator, possiamo avviarlo e ci dà già tutta una serie di informazioni. Quanto tempo l'abbiamo utilizzato, l'ultimo avvio, se abbiamo ottenuto dei riconoscimenti rispetto a quello che facciamo. C'è ovviamente la pagina del negozio, quando viene fatto un rilascio nel giro di qualche un'oretta circa dal rilascio ufficiale, vi trovate anche tutte le note ed eventualmente qua sotto trovate i commenti di degli utenti. Sono più o meno quasi tutti simili. All'inizio l'entusiasmo, più o meno da lì a qualche ora, gente che si lamenta perché è stato un determinato così. Vi già lanciati. Le discussioni che abbiamo visto prima, dopodiché per ogni gioco abbiamo la possibilità di attivare alcune funzionalità, si trovano sotto gestisci. Quindi per esempio c'è gestisci, serve per esempio per spogliare i file che sono presenti nella cartella di installazione. Abbiamo visto Microsoft e Steam hanno una home directory, chiamiamolo così, del gioco diversa. Quindi per accedere velocemente alla cartella dove ci sono, per esempio, anche i file di configurazione, è possibile da questo punto poter accedere. È possibile rapidamente disinstallare tutto il gioco, cliccando sull'opzione disinstalla, e successivamente riprocedere alla reinstallazione. Come vedremo fra poco, la nostra configurazione non sarà persa, in quanto di default il backup della configurazione viene sempre fatto all'avvio del gioco e alla chiusura del gioco, portando sul cloud di Steam la configurazione del nostro simulatore. Altra cosa importante quindi è la cartella proprietà. Quando scrivete sulla cartella proprietà vi si aprono alcune funzionalità. Le cose importanti che possiamo dire si trovano sul file locale. Quindi, di nuovo abbiamo lo spazio per accedere a dove è installato il gioco. Abbiamo la possibilità di eseguire un backup, quindi schiacciando esegui backup, seleziono qual è il gioco avanti e fa il backup nella cartella che ho chiesto io, e da lì potete poi fare eventualmente ripristino. È possibile fare una verifica dell'integrità dei file, quindi se avete installato qualcosa che probabilmente ha corrotto qualche componente di sistema del simulatore, con questa modalità ripristinate velocemente i file che sono stati sovrapposti, sovrascritti, modificati da voi o da qualcun altro. Se poi volete facciamo una prova in tempo reale, cancelliamo alcuni file o modifichiamo alcuni file, facendo verifica integrità, vediamo che Steam rimette a posto il simulatore nella condizione che abbiamo. Altro elemento importante, soprattutto per chi non installa immediatamente Flight Simulator, magari nella destinazione finale, è possibile esportare la cartella di installazione. Voi sapete che avere un disco SSD non è, come dire, un requisito stringente, anche se altamente raccomandato. Nulla vieta di fare un'installazione su un disco normale e poi spostare la cartella una volta che abbiamo aggiunto il nuovo disco SSD, quindi non è strettamente necessario che tutto il disco SSD di sistema sia stato convertito in SSD. Ce lo possiamo fare meglio, ma diciamo, sappiamo anche che abbiamo questa possibilità, quindi di poter spostare il simulatore senza necessariamente doverlo reinstallare da zero, dovendo scaricare e riseguire tutte le procedure di aggiornamento che abbiamo appunto visto. Ovviamente le discussioni anche Tanto, qui già adesso mi sveglio. andiamo avanti. Allora, ci sono, ecco, c'è la modalità nelle impostazioni generali del client di Steam Già adesso che mi sveglio, perché si deve vedere tuo fratello. Alex il microfono. Senti, Ciccio, ma allora, mi sembra che stai un po' incretinendo. Allora, andiamo avanti, qui è l'immagine che abbiamo visto prima. Ecco, se usate Steam con il famoso tasto F12, se non l'avete modificato, le vostre fotografie finiscono direttamente nella libreria di Steam, quindi sul cloud. Da qui potete ovviamente recuperarle o condividerle con i gruppi, con i vostri amici oppure con il supporto se ne avete bisogno.
questi sono i due menu che avete visto prima, questo menu è quello che riprende il backup, la convalida della vostra installazione, mentre da questa parte vediamo la finestra che ci consente di avviare il backup del simulatore. Dove si trova il simulatore? Allora, abbiamo detto che nel caso per esempio di Steam, per sapere dove si trova il simulatore basta scrivere questa informazione, quindi AppData Microsoft Flight Simulator, e vi apre direttamente la cartella che si trova nel vostro profilo all'interno di questa cartella, che se non avete sbloccato le opzioni di file nascosti o file di sistema non la vedrete. Però se la digitate a mano, quindi sotto utenti, il vostro account, AppData, potete accedere velocemente alla parte di home. Mentre quando si parla di installazione fatta con Microsoft, direttamente con Microsoft Store, dovete passare all'installazione la cartella che si trova non sotto roaming, mi pare, ma addirittura sotto application data da un'altra parte all'interno del sistema. Questo perché le due modalità sono completamente diverse, probabilmente molti di voi non conoscono la Application Virtualization Service che è stata introdotta con Windows 7, mi pare. Flight Simulator è un pacchetto virtuale, quindi fisicamente viene mappato sul file system della macchina, ma in realtà risiede in una sorta di bolla protetta che gli consente appunto di poter ripristinare velocemente Microsoft Flight Simulator e le sue impostazioni senza il bisogno di dover installare tutto. Quindi, come vedete, le due modalità possono avere anche funzionalità interessanti che però l'altra non ha. Oggi in totale, ecco, è distribuito su vari punti, quindi per esempio qui sono 40, nel mio caso sono 43 giga perché ho 32 giga di rolling cache e 8 giga di local cache o region, per non andare nel mio caso. Le altre, diciamo, tutto il resto viene installato invece nella cartella di installazione che avete deciso. Se l'avete lasciato quella di default è quella che ha impostato Microsoft Application Data, altrimenti ve la troverete nella posizione che eventualmente avete chiesto voi. In realtà ci sarebbe una terza modalità, che è quella di Isgame, usato con il Game Pass, che però oggi, non avendo mai usata, non riesco a darvi le stesse informazioni, però anche in quel caso è un'installazione ulteriormente un po' particolare, perché gira all'interno di una console di compatibilità Xbox e ulteriormente anche in quel caso ci sono delle restrizioni per poter fare poi degli interventi diciamo da parte di mani esperte. Dove risiede il simulatore trovate anche qui una serie di pacchetti aggiuntivi che servono appunto come pacchetto base. Nel caso di Steam si trova sotto la cartella Steam Common Microsoft Flight Simulator. Okay. Questa, se volete, è un po' quella cartella che serve a effettuare gli aggiornamenti. Quel famoso numerello con la release, il primo aggiornamento è questa cartella qua. Poi il simulatore in realtà si installa in altre cartelle. Quindi abbiamo 2/3 posizioni dove il simulatore viene installato. Ecco, tenete conto, per esempio, che la disinstallazione di Steam è abbastanza pulita, ma la disinstallazione sia di Game Pass sia di Microsoft Store spesso lasciano in giro delle porcherie che poi vi faranno che possono creare dei problemi. Quindi c'è già qualcuno che ha messo in giro una procedura per dire, una volta rimosso, come andare effettivamente a lavorare di fino per ripulire completamente la macchina. Come vi dicevo all'inizio, Steam è un software client e quindi ci sono alcune funzionalità che in qualche modo alleggeriscono il lavoro dell'utente che è poco propenso a smanettare sulla macchina. Per quanto riguarda la risoluzione dei problemi, ancora come le altre volte, sul forum abbiamo un'area dedicata un po' a tutto il mondo Flight Simulator 2020, e dove di fatto piano piano stiamo trascinando dentro tutte anche i tools che sono correlati all'utilizzo su Flight Simulator, quindi parliamo di Drive, parliamo di ACARS e quant'altro, quindi di nuovo vi suggerisco di appoggiarvi al forum sia per aprire nuovi casi ma anche per verificare se quel determinato problema non è stato già affrontato. Bene,
Il prossimo incontro, già lo sapete, sarà giovedì prossimo e avrà come contenuto il discorso del capire come sta performando il nostro PC, se possiamo ulteriormente provare a spremere qualcosina in più rispetto a quello che è oggi il simulatore, oppure rispetto allo scenario, perché abbiamo visto che i comportamenti e gli FPS possono variare da scenario a scenario e da aeroplano a aeroplano. Bene, io avrei finito, quindi se ci sono delle domande, potete aprire i vostri microfoni. Dovete ricordare di aprire il microfono. Visto che io metto in modalità tutto schermo, voilà. Bene, vedo anche Marco. Vi ricordo di aprire i microfoni, se no non vi sento. Dovete aprire i microfoni. Nessuna domanda da fare? Vedo qualcuno che cerca di attivare il microfono. Ok, ciao a tutti. Ciao. O se volete che riprenda qualche argomento, visto che gli argomenti di oggi, anche qui, essendo una lezione molto introduttiva, non siamo andati a approfondire bene tutto, però abbiamo il tempo per discuterne un po'. Anche di argomenti che abbiamo trattato in altri giorni, non c'è problema. Non solo a me, c'è anche altri che hanno fatto grandi, lunghe esperienze sul Flight Simulator, ormai ce l'abbiamo da qualche mese, e ahimè ci toccherà farne ulteriori nei prossimi giorni. Marco, vedo che hai tolto il microfono, però comunque non ti si sente. Non si, non funziona. Ah, adesso qualcosina si è arrivato. Non funziona molto bene. Questo PC qua è un No. muletto che non va bene. A volte se non hai la cuffia, il sistema abbassa i volumi per non innescare, quindi consigliavi spesso avere, se si è al portatile, avere una cuffia come nel mio caso, un auricolare esterno per non bloccare il microfono. Proviamo. Abbiamo avuto la settimana scorsa una novità, adesso riusciamo perlomeno a vederci quando vogliamo con GeoFS, questa è stata una novità molto apprezzata. Anche sull'Italian Map abbiamo visto che c'è stato un netto miglioramento, adesso riusciamo anche sull'Italian Map a vedere il traffico degli altri aerei, quindi è anche possibile capire meglio dove siamo e dove sono posizionati gli altri. Daniele, mi senti Daniele? Sento Sentite? Flex. Allora, Sì, ciao, ieri bene. sera abbiamo fatto una prova io, Claudio e Viva, Ieri. con GeoFS ed è andato tutto a posto, nel senso che ho fatto un volettino e con GeoFS si vedeva sulla pista attivando però certe cose. Versione avete Quindi usato ieri? GeoFS era la nuova versione, abbiamo usato La 1.5.3 già o la 1.5.1 la adesso? 1.5.3, sì, l'ultima versione, sì. E Ah, okay. Quindi il noi ci problema di... vedevamo anche su Litnav Mappa. Questa è la cosa più importante. Vediamo appunto, almeno fino alla prossima patch possiamo stare Allora, tranquilli. vi do un consiglio, perché è per esperienza personale. Allora, io non vedevo Claudio, per esempio, perché deve mettere il nomignolo, sai cosa c'è da mettere su ATC? Li mette tu i cao, no? Però devi mettere anche sul nome. Se tu metti sul nome, io lo vedevo come tale, se no lo vedevo come un aereo generico, cioè un aereo così, c'era cioè una sigla che però non vuol dire niente. Quindi alla fine tutti e tre ci vedevamo nel parcheggio. Quindi è una cosa molto positiva questa qua. Okay. Quindi diciamo questo GeoFS usa quel campo per mappare il nome sugli altri simulatori. Sì. Sembra. No, grazie, molto utile. Grazie a te. Bene,
che ora abbiamo fatto? Le 21:44. Ok. Sapete c'è per caso un aggiornamento di Flight Simulator in questi giorni? No, al momento non ci sono annunci di rilasci prossimi, anche se stanno, da quello che abbiamo letto sul forum, ci sono una serie di aggiornamenti importanti che vogliono rilasciare a breve, ma non sappiamo, non ci sono ancora dettagli. Penso che qualcuno stia ancora tirando le orecchie gli sviluppatori dopo gli ultimi casini che hanno generato. Giustamente. Io ti dico, dei tre PC che ho col simulatore, uno l'ho già reinstallato una volta e ancora non è tornato a posto. Quindi... Sì, so che ha fatto dei casini sulla sensibilità delle... I problemi che puoi avere sul simulatore dipendono dal fatto di quanti aggiornamenti hai fatto, e se l'hai reinstallato di recente oppure no. E se l'hai installato di recente ma hai fatto magari solo un aggiornamento, quindi ci sono veramente tante casistiche complicate da dover gestire che fa veramente impressione. Io personalmente, se mi permette, do un consiglio a tutti i soci: ogni tanto guardare su profilo gestore contenuti, perché lì scopri ogni tanto c'è qualche file che non è stato aggiornato. Sono un casino di file, sono tantissimi, però se li guardi uno per uno, mai scopri che ce n'è uno, due, tre che sono da aggiornare. Così, come dicevi tu il discorso di prima, la macchina si è aggiornata costantemente. Si chiama sì, profilo, ci sono contenuti. Sì, esatto. Adesso vediamo se riesco a lanciare il simulatore, così magari ve lo faccio vedere dal vivo che cosa succede. Gestore contenuti è quello che vi dà un'informazione che sembra una copia del marketplace, in realtà vi dà delle informazioni in più. Vediamo se... Scusa Daniele, quello che non ti ha detto Giovanni di ieri sera è che collegati sul 2020 e con Join ci si vedeva doppi. No, io no, abbiamo... io no, però, allora, io questo, no. Questo è un problema e vi spiego subito il perché. Allora, quando siamo collegati col Simulcon 2020 abbiamo sempre la modalità multiplayer attiva, quindi chi vola con 2020 che cosa succede? Si vedrà la sua posizione nel mondo virtuale è gestito dai server multiplayer di Microsoft, ok? Quindi non abbiamo bisogno di JoinFS per vederci tra di noi. Nel momento in cui tutti quelli che hanno Flight Simulator 2020 lanciano anche JoinFS e ci colleghiamo al nostro server, la posizione di tutti quelli che hanno 2020 viene anche riportata all'interno del simulatore tramite il server di JoinFS. Quindi noi abbiamo due server multiplayer attivi contemporaneamente e ci troviamo quindi con due aerei che vengono mappati. Ma vi dico di più. Se per caso lanciassimo JoinFS, volassimo in gruppo e le stesse persone lanciassero, effettuassero una connessione anche a un'altra rete multiplayer, come può essere IVA o VATSIM, ci troveremmo con ulteriori aeroplani presenti all'interno del nostro aeroporto. Quindi dobbiamo stare attenti, possiamo decidere quando vogliamo lavorare per volare in gruppo, se JoinFS è stabile, possiamo tranquillamente non attivare la modalità multiplayer, perché questa funzione ci viene svolta direttamente da JoinFS. E non so se questa cosa verrà risolta, anche perché, ripeto, è una nostra scelta quella di decidere su quale server vogliamo utilizzare per appoggiare la nostra posizione e trasmetterla agli altri giocatori. È chiaro che se disabilitiamo la modalità multiplayer, torniamo in una modalità molto simile a quella che abbiamo avuto in passato. Quindi non vedremo nessun altro al di fuori di chi è collegato al JoinFS e anche in quel caso non avremo il fastidio di trovarci in un aeroporto affollato con altre macchine che si muovono anche a terra. E non so se aggiungeranno domani a JoinFS la possibilità banalmente
perché pensateci bene, avere già un FS, se usassimo tutti soltanto FS Inoltre 2020 non ha molto senso. Lo ha perché molti di noi, come abbiamo visto anche la settimana scorsa, se invece vogliamo e ognuno di noi ha un simulatore diverso, Join FS è ancora oggi una ottima soluzione gratuita che ci consente di creare un nostro spazio aereo dove possiamo volare senza essere disturbati da altri diciamo piloti. Poi magari un giorno modificherà questa cosa e magari consentirà di disabilitare il plotting, però ripeto, se togliamo il plotting, Join FS in realtà perde un po' di funzionalità, no? E non fa da logger, lì abbiamo altri strumenti. Quindi la sua funzione è proprio quella di gestire la posizione degli aerei e di trasferirla sui simulatori di volo di ciascuno, in modo tale che quello che noi vediamo in realtà è come se noi volassimo appunto uno di fianco all'altro. Faccio io una domanda, Viva. Come si fa a disabilitare il multiplayer nel simulatore? Cosa bisogna fare? Lo fai sempre, ti faccio vedere. Vediamo se è partito il mio simulatore. Eccolo qui. Allora, di nuovo, se volete lo potete mettere in modalità avanzata. Allora, la funzionalità la dovreste trovare, come avete visto prima. Allora, ci sono alcune cose che sono state attivate. Multiplayer dovrebbe essere qui, dati, multigiocatore, ok, off, oppure credo anche, adesso non mi ricordo cosa tolga, ma credo che funzionalità online tolga anche tutto ciò che sono i dati che noi riceviamo, persino i dati di Bing e quant'altro. Quindi diciamo che se avete per esempio il meteo gestito tramite prodotti di terze parti, potete eliminare, disabilitare quello che vi dà in diretta il simulatore. Peraltro la scelta la potete poi fare anche quando decidete di fare attivare un volo. Altra cosa importante che abbiamo detto all'inizio, come vedete è stata aggiunta l'unità di misura, sistema imperiale, sistema metrico, o addirittura ibrido, dove praticamente in alcune parti viene mantenuta la misurazione in altitudine e tutto il resto viene usato il sistema metrico. Prima questa funzionalità non c'era. Altra cosa importante che è stata aggiunta, mi sembra, ecco, la disabilitazione dei suggerimenti. Io l'ho tolti tutti, perché a me dava veramente fastidio che mi scrivesse in grande sopra i tasti, a volte non riuscivo neanche a vedere le modifiche che facevo all'heading, perché era coperto dalla stessa scritta. Quindi questa la potete mettere in mezzo. Aggiungere una cosa, Daniele, quella questione lì del sistema ibrido o metrico o imperiale, che dir si voglia, anche lì lo stesso ha creato non pochi problemi di gente che lamentava schermate nere degli strumenti. Mi è capitato di leggerlo da qualche parte. Certo. Adesso gli strumenti ce l'hanno scritto nell'immagine, no? Quindi e si sono dimenticati di mettere anche qui le personalizzazioni, potrebbe apparire diverso. Dimmi Anna. Ecco, alcune modalità, per esempio, le trovate quando si attiva. Ecco, quello che si diceva prima sui contenuti, le troviamo su profilo, gestore contenuti. Ecco, come vedete, qui ci sono a volte alcune componenti, alcune fanno parte della libreria della community. Vediamo se ho qualche pacchetto. Ecco, io qui ancora mi mancano tutta una serie di pacchetti, perché questa è la famosa macchina che è ancora in fase di... è come un aggiornamento finito male, perché come vedete manca quasi tutto. Mi trovo soltanto un paio di aerei e quant'altro, quindi mi toccherà disinstallare, resettare di nuovo tutto e ripartire con l'installazione pulita. Quando invece fate degli acquisti, ecco, il negozio non è ancora attivo. Ah, ma qui lo so io perché. Perché io ho cambiato la mia password e quindi non mi riconosce. Adesso mi riaggancio. Ecco, ricordate che se avete fatto degli acquisti con Steam, nel momento in cui fate un acquisto, nel momento in cui vi passate dalla selezione, mettete nel carrello, nel momento in cui dovete pagare, di fatto
vi chiederà appunto di reinserire, di, cioè passerà sulla, sul vostro profilo Steam per consentire appunto di fare il pagamento e poi quindi successivamente quando arriva l'installazione. Quindi non troverete mai i pacchetti installati tramite Steam all'interno delle impostazioni Windows, ma sempre soltanto all'interno del marketplace di 2020. Adesso il simulatore è mezzo impastato, come avevo già detto, perché ha qualche problema. Vediamo se mi sta chiedendo qualcosa. No, sono qui. Niente, riesco a farvelo vedere, perché probabilmente nella modalità che sto usando per proiettare non mi dà la possibilità di pigiare tutti i tasti. Vediamo se riesco, no, non riesco neanche a spostarlo. Provo a rilanciarlo intanto. Bene, c'è qualche argomento che particolarmente pensate che si possa essere interessante da trattare nei prossimi moduli? Perché al prossimo modulo finiamo un po' questa carrellata su questi vari strumenti, poi abbiamo diciamo altri percorsi che possono essere un approfondimento ancora un po' più spinto nel vedere tutte queste componenti, diciamo, da vicino, dall'installazione, a come si utilizzano, soprattutto magari utili per chi non l'ha mai utilizzati, di nuovo in una logica di estendere un po' a tutti quello che è la conoscenza che oggi magari hanno pochi soci rispetto alla possibilità appunto di allargare il numero di persone che utilizzano e condividono questi strumenti, soprattutto anche intorno al 2020. Se non avete altre domande, non avete diciamo, altri suggerimenti o questioni da aprire, potrei dire che Andrea potremmo anche chiudere. Grazie, chiudo. Ciao. Sento piacere.